e signori, buonasera. Sono lieto e onorato, e vi confesso anche emozionato, di dare il benvenuto a nome del Circolo Parma Lirica ad un ospite graditissimo, atteso dai nostri associati da diversi anni. Si tratta del grande tenore Carlo Bergondo. Dopo vari inviti e tentativi, il primo di questi porta addirittura la data del 1970, e il maestro me ne può dare atto. Finalmente questo sogno si è avverato e stasera possiamo applaudire un artista che ha portato l'arte del bel canto in tutto il mondo. Non solo portando il nome di Busseto e Parma nei vari continenti, ma è stato e continua ad essere un ambasciatore della cultura italiana. Fra gli intenditori d'opera, Carlo Bergondo non ha bisogno di presentazioni. Egli è stato elogiato dai musicologi e dai critici di ogni parte del mondo, ma specialmente ha trasmesso al pubblico, nelle sue interpretazioni, sensazioni ed emozioni artistiche senza uguali. Ma per manifestare l'ammirazione e devozione dei fans della lirica, questa sera il nostro ospite sarà intrattenuto dal noto musicologo ed amico del nostro circolo, maestro Marcello Conati. Come avete già letto nei programmi, nella seconda parte della serata il maestro Bergondo presenterà alcuni allievi dell'Accademia Verdiana, che da sempre gestita e diretta personalmente dal maestro, con grande successo. Ringrazio vivamente il nostro illustre ospite di aver accettato di intervenire in questo piccolo covo lirico, però ricco di calore e tradizioni musicali. Invito il maestro. C'è anche un grazie. Un grazie per quello che ha fatto Carlo Bergondo, posso dire uno dei mostri sacri oramai della lirica italiana. Di che cosa parliamo? Dove vogliamo cominciare? Dalla venire... Beh, guarda, adesso ti devo dire che sono un po' commosso come la prima sera che ho mandato. La prima sera che è stata. Di quello che vuoi che io ti dico. Credo che c'hai un avvenire davanti, perché so come ne parleremo. Dicono è meglio tardi che mai, speriamo che sia un avvenire. Ma è anche un passato, perché se ne parlava prima, da tenore canti oramai da quando? Dunque, scade il 40° anniversario il prossimo 12 gennaio. Sì, dove interpreterò un'opera verdiana, naturalmente, a New York, I Lombardi e la Prima Crociata. Lì ci sarà una manifestazione in mio onore, dove il governo, dopo 34 anni di Metropolitan consecutivi, sarò insignito della croce del Cavaliere della Casa Bianca, e questo per me è un grande onore. Purtroppo avrei avuto il piacere mio sarebbe stato quello di riceverlo in Italia. Con questo non è che sia un discorso polemico. C'è purtroppo anche nella carriera, oltre le qualità, ci vuole anche un pizzico di fortuna. Forse io ho avuto più fortuna
all'estero. E se devo dire, la mia vera fortuna è stata il Metropolitan, dove il signor Bing, dopo avermi ascoltato in Andrea Segni a Livorno, raccomandato dal mio carissimo amico Mario Del Monaco, che mi sentì a Parigi in una Manon Lescaut, mi diede un contratto per due recite, che il mio debutto al Metropolitan venne il 13 novembre del 1956 con Aida. Quella sera lì il trucco di Radamés me l'ha fatto Mario Del Monaco. Un applauso a Mario Del Monaco. L'America, già giovane, entusiasta, il viaggio in aereo a New York, e credevo che fosse una passeggiata di due recite a Ida e Trovatore, e poi tornarmene a casa e cominciare. Avevo appena iniziato la carriera da 5 anni, quindi ero ancora i primi passi della carriera. Invece, dopo la Ida, il signor Bing mi ha invitato nel suo studio il giorno 14 novembre e mi diede un contratto per 5 anni consecutivi. Dove il secondo anno ho inaugurato subito la stagione del Metropolitan con il maestro Solti. E il maestro Mitropoulos mi volle come interprete del Simon Boccanegra. In quell'anno vennero parecchi avvenimenti. Uno che è indimenticabile, ecco perché ho detto ci vuole anche un pizzico di fortuna, che ci sia la persona giusta in teatro la sera che sia in forma, perché tutte le sere non sono uguali, nella vita c'è anche questo qua. E c'era il maestro Bruno Walter, il quale anche lui fece la proposta a Wien per il mio primo requiem, perché io ho debuttato nel requiem al Metropolitan con il maestro Bruno Walter. E mi ricordo una frase, grande maestro. Alla prova si provava all'hotel Waldorf Astoria. E quando sono arrivato all'Ostias, mi disse: Bergonzi, io ho sentito l'ingegnisco, lei canti e io lo seguo. Questo è stato subito per me una soddisfazione, un incoraggiamento. E quando si arriva all'Ostias, che ho capito che lei adopera molto bene la mezza voce, lei non guarda il mio gesto, perché qui abbiamo un musicologo che lo sa, ci sarebbero 4 quarti e poi si attacca Ostias, ma è un attacco molto pericoloso a mezza voce. Lui mi ha detto: ecco, sono lei, bravo, sono arrivato bene. Lì mi disse: lei prepari il fiato, il tremolo in orchestra io faccio così, non batto. Quando lei è pronto, tacco, Ostias. E così è stato. Ma io non ho aspettato che passassero i 4 quarti, perché è venuto automaticamente. Ho contato così. Sono stato a fuori con Ostias, dopo quando penso lei che... Ma lei è andato anche a tempo, oltre che ha messo fuori una buona mezzanotte. Però mi ha dato la tranquillità, perché quella lì è il punto più difficile del reggae, non è facile che si sporchi la nota, perché è una mezza voce su un mi naturale. Ecco, questi sono stati i miei primi passi, scusate se vi ho intrattenuto un po' a lungo su questa cosa qui. Non entriamo in polemica, Questa sera è una sera fra amici e stiamo bene, parliamo di cose lì. Che polemica possiamo fare? Sì. No, ma io non è una polemica, la curiosità mia riguarda, tu hai parlato di 40 anni da tenore, ma hai fatto 2 o 3 anni da tre anni da ritmo. Ecco, ma
voglio capire bene, tu quando poi avevi la passione per cantare, sì. E perché hai cominciato a baritono? Perché ritenevi di avere una voce da baritono? No, voglio capire il meccanismo. Non sono stati maestri, perché siccome io avevo già una voce scura anche quando la voce era ancora bianca, perché ho cominciato a studiare a 16 anni, quindi 16 anni non ho tempo per studiare il canto, poi almeno aspettare fino a 19-20 anni, l'età giusta è quella. E allora il baritono Grandini, che era di Busseto, sentendo che la voce, pur essendo bianca, era un po' scura, ha detto, è baritono. E allora cominciai a baritono. Però ti devo dire che poi sono stato in conservatorio di Parma, ho studiato il baritono, del maestro Campogagliani, allora c'era Brancucci e Campogagliani, che era l'ultimo anno che faceva la Renata Tebaldi, io entravo in conservatorio. Ma nessuno mi ha detto. Perché se io ti devo dire la verità proprio, perché dopo quando tu debutti e le cose vanno bene, tu ti dici, ah, te l'ho detto io che ero tenore, io l'ho detto, no, il testimone qua c'è mia moglie la sera che io ho deciso di dire basta, non canto da baritono, è stato il 12 ottobre del 50 che eravamo a Livorno e cantavo il Surplus nella Butterfly, con il primo soprano giapponese che era venuto in Italia, che si chiamava Toshiko Segawa. E il tenore era Galliano Masini. Prima abbiamo parlato che tutte le sere non sono uguali. Galliano Masini è una delle più belle voci, non c'è bisogno di voi lo conoscete meglio di me. Quella sera lì il do non gli è uscito. E con un'espressione alla toscana ha detto anche una parolaccia che non posso ripetere. Io vado in camerino e faccio il do. Forse il bel do che ho fatto che poi non ho più fatto così bene. Ma non è stato quell'acuto lì che ho fatto così di getto, è stato che pensavo già da un mese, anche due, che non, da baritono non riuscivo a essere, insomma sì, il maestro Serafini, il maestro Botto, il maestro De Sabati, il maestro Guarnieri, mi chiamavano per far Mignon, per fare il bel core, perché si vergonzi, non è una voce veramente da baritono, però è tanto intelligente musicale che quando si fa Mignon con la signorata così ci vuole vergogna. Sì, sì, sì. Piccola parte. E poi parte da cavaliere. Sì, da cavaliere con quelle voci un po' chiare, sì, eleganti. Allora vedevo che ero un po' in ombra, ecco. E non è che sia mai stato io un vanitoso di voler fare, però l'ombra mi ha sempre fatto paura. E non volevo nemmeno esserlo. Volevo dare quello che sentivo di dare e non potevo darlo da barista. E il 12 ottobre ho smesso e sono andato, siamo ritornati a Milano e ho cominciato a studiare da solo, ascoltando i dischi dei vari grandi cantanti, cominciando da Aureliano Perti, perché come disco è stato il mio maestro. E poi ho ascoltato molto la respirazione di Tito Schipa, il maestro della respirazione per me è stato lui, perché con poca voce ha saputo fare. La portava da tutte le parti. Poi ho avuto come maestro anche come porgere il suono, come respirare, come fraseggiare, anche come andare sulle mezze voci smorzando sul fiato, Beniamino Gigli. Che ho avuto la fortuna con Gigli di cantare la Bohème come Marcello e l'Elisir d'Amore come Belcore. E tutte le recite, ho fatto una decina di recite, non molte. E le ultime recite sono state a Ferrara, che io andavo davanti al camerino e sentivo come vocalizzava, come si preparava prima del... Gigli non vocalizzava molto, e questo è il consiglio che do sempre ai miei allievi. Il vocalizzo deve essere di 10 minuti o un quarto d'ora il massimo, perché è come un atleta, che se uno comincia a correre, uno che fa i 100 metri, e fa 20 km quando ci sono i 100 metri, è bella morte. Allora, un cantante che vocalizza 2 o 3 ore, appena va in scena diventerà. Il vocalizzo è per allenare la corda vocale e per allenare il diaframma di essere pronto a attaccare sulla frase. Questo qui era quello che ho imparato da lui. E dopo 2 mesi mia moglie aspettava il mio primo figlio, che era Maurizio, che è qui, ecco perché si chiama Maurizio, perché quando ho fatto l'audizione come tenore mi fu proposto di cantare l'Adriano con Manto Olivero. Poi è stato l'anno che l'Olivero si è ritirata per quei 7-8 anni, che si era fermata, 10 anni, e lì si è fermata e io
mi sfuggiva di mano il debutto. Però mi hanno proposto, guarda, se tu ti senti di cantare in Serie E, mancava un mese, ho imparato però per il Serie E, al Petrocelli di Bari ti facciamo debuttare in Serie E. Il momento è stato decisivo, ho detto sì, pur sapendo, perché questo, stasera ci sono dei miei allievi, che io gli raccomando sempre di non dar fuori il repertorio, pur sapendo che quello non era l'opera del mio repertorio nel 51. Perché che voce avevi di ritrovare? Che ritenevi di avere? Guarda, studiando io sentivo che giorno per giorno mi si alleggeriva il suono cantando sul fiato e aumentavo un bel mezzo tono. Certo, sempre con la voce scura perché c'era un po', si era incallito, un po', sai, cercando il suono, scurrendolo per fare il baritono, che non ero, quindi è una cosa un po' artificiale. E quello lì è stato un difetto che ci ho impiegato un po', però sfocavo. Ma l'acuto non era brillante. Arrivavo fino a un do, senza sforzo, passando la voce sopra, il teatro, come sai, sono andato, però mancava lo squillo che non era ancora pronto. Io accettai questo segné che dirigeva il maestro La Rotella, di Varia, la squadra La Rotella. E lì, anche quella sera lì, fortuna volle che in teatro c'era il maestro Sernicoli, che allora era direttore generale della RAI, e cadeva il cinquantenario della morte di Giuseppe Verdi, proprio in gennaio. E lì Sernicoli mi fece la proposta in camerino, ha detto guarda, se ti va e puoi fermarti un paio di mesi a Milano, io mi potevo fermare perché non avevo niente, anzi erano 10 anni, adesso non è che vado a rivangare i tempi, che mangiavo alla mensa dei posteri grafonici in Piazza Corposa, ma questo qui non è, perché non li farei di nuovo, perché senza sacrifici credo che non si arrivi a niente. E quando ho fatto questa proposta non le ho chiesto cosa mi dava, e mi ha offerto subito 50.000 lire al mese, io li vedevo già a volare. E poi, poi ci saranno le riprese dalla Cetra, della Giovanna d'Arco con la Tebaldi, che è stato uno dei miei dischi, e I Due Foscari, che era diretta da Giulini, per disco, e lì ti pagheranno 50.000 lire il disco. Ma subito ho firmato il contratto e non vedevo l'ora che cominciassero le prove. E lì è iniziata la mia fortuna, devo dire. Perché lì è stata una pubblicità, è stata una reclama, è stato un... Mi sono fatto le ossa perché lì cantavo tutti i giorni, provavo, e poi nella disgrazia, a volte senza curare nessuno, viene anche la fortuna dell'altro. E c'era la grande voce allora, alla RAI, di Gino Penno, che voi avete sentito anche a Bari, Gino Penno, che doveva fare i pagliacci e si ammalò. E io stavo provando Giovanna d'Arco con la Tebaldi e Sernicolo mi ha detto, sai, dopo la Giovanna d'Arco che siamo nei pasticci, perché c'è il maestro Giulini che dice, ma come facciamo? Trovo un tenore che fa i pagliacci, lo vado a dire a Bergoglio, ho detto, se si sente come si leggeva, io non leggevo questa, e si sente di farlo, e ho detto lasciatemi guardare la parte così, dato che era una trasmessa, quindi con le, sa, ci sono dei segreti, no? Che quando si vola 23 ore da una più spinta veniva fuori il tutto più vibrante. E ho fatto anche i pagliacci, insomma abbiamo pagato l'affitto della casa che abitavamo a Cosano Milanino, ci siamo levati un po' di debiti che avevamo fatto. Questo qui è stato il mio principio di carriera. Ma senti, però ci sono tanti che avevano cominciato da marito, non so, penso Tenatello, sì. Non è semplice, cioè, no, forse la regola, sì, certo. Forse, cioè, è uno sbaglio che si fa, magari cominciando troppo presto a studiare, che non si accorgono del colore della voce. Si è già bravi, si comincia subito nel repertorio, poi ci si rende conto. E io mi ricordo vagamente che negli anni degli anni 50, che tutto c'era, io me lo ricordo per la stagione diretta. E difatti si aveva l'impressione che c'era una, come dire, una squadra di giovani talenti proposti dalla radio. Se non sbaglio, oltre a te c'era anche Protipo che ha fatto quella trafila. E poi mi ricordo il tuo debutto, il tuo esordio, diciamo, alla Scala, esordivi tu, esordiva l'Anna Maria Rovere. E credo che
Le parole in maschera, credo che prima... esordisse anche Molinari Fratelli. Sì, esatto, ma due anni prima io ho cantato un'opera nuova. Alla Scala. Alla Scala di Masaniello, di Jacopo Napoli. Questo no. Sì, sì. Di Napoli? Di Jacopo Napoli. Ah, io mi ricordo di te, di questo ballo in maschera, che era stato proprio il perché è un'opera difficile per te, per il soprano, un'opera importante anche per il direttore dell'orchestra, è stata una recita bellissima e tutta. Ecco, quello che volevo, un'altra domanda che invece volevo farti, è a te insegnare ti ha giovato? Beh, mi ha giovato perché lo faccio con una grande passione. No, ma vuol dire, pensi di avere ancora, di essere andato ancora più in là con le forse tecniche? Forse sì, perché ricordi, ci sono delle posizioni a volte che tu non hai imparato in 40 anni di carriera, e magari c'è un allievo che tu gli insegni che c'è una posizione giusta senza che lo sa, e si può imparare anche lì. No, questo perché... A parte quello lì, poi c'è la passione. C'è una grande passione. C'ho la passione perché generosità non voglio parlare. Non voglio dire perché forse generosità hai ragione. No, questo lo devi dire tu, non posso dirlo io, perché io ho sacrificato minimo 5 anni di carriera per insegnare. Ho fatto con grande entusiasmo e non sono pentito di averlo fatto. Solo una cosa. Che quando vanno via gli allievi, che io ho già dei nomi, insieme, c'è la Banaudi, c'è la Scola, c'è il Pasoletto, c'è la Romina, c'è il cantante, un vostro passo, corso, che ho fatto cantare Bertusi, però il più disciplinato, non perché c'è suo padre qua vicino a me e non perché io voglio bene Bertusi, perché il più disciplinato è sempre stato lui, perché è venuto anche l'altro ieri da me. Quando c'è qualche cosa, maestro, c'ho una cosa da dirle, c'è un passaggio che ancora non ho capito. Questo mi fa molto piacere. Mentre ci sono qualcuno che accettano opere che non devono fare. Perché qui siamo ancora nella questione del repertorio. Non è vero che chi ha la voce può cantare tutto. Questo è uno. Io l'ho già detto l'anno scorso al Banca del Monte, quando sono stato premiato, che hanno presentato il mio album, e l'ho già detto. Sì, è il tema delle voci gabbiane. C'è un motivo perché si chiamano voci gabbiane, perché altrimenti non sarebbe venuto fuori, avrebbero verismo e gabbiano sarebbe tutto uguale. Certo, uno che fa il verismo, che ha il fraseggio, che ha la respirazione, che ha il colore di fare anche verdi, può fare uno e l'altro. Ma una voce chiara, tu mi insegni, del vero verismo, che non copre i suoni, che non dà quel brunito che richiede la partitura di Verdi, che tu sei maestro di questo, Verdi non lo può affrontare. Lo può affrontare, ma non avrà successo. E difatti oggi, se siamo a questo punto, che non si può rappresentare il grande repertorio verdiano, è per questa ragione. Perché il giovane bisogna farlo maturare, anche la voce verdiana giovane bisogna coltivarla, non fargli fare i trovatori, le aide, i ballo in maschera e le forze del destino prima che abbiano fatto un almeno 10 anni di carriera, anche se hanno la voce per farlo. Bravo. Difficile a riprendere. Io ho avuto delle soddisfazioni, voglio dire subito, poi parliamo di altre cose, ma è un tema che ci tengo, delle polemiche, specialmente qui a Parma, e questo mi è spiaciuto, perché ricordatevi che io Parma voglio bene, al popolo di Parmigiana, e sono onoratissimo di essere cittadino onorario, che questo onore me l'ha dato il vostro sindaco che è morto grosso. Non ho detto, quando si parlava, non polemizzo, quando si parlava di voler fare certe opere per partire con un festival, non l'ho detto con nessuno, io l'ho detto sempre perché vorrei vedere Parma il primo posto del mondo, perché Parma lo merita. Parma ha dato dei giudizi severi, giusti, il che ne dicono tanti. Quando hanno dato un giudizio severo avevano ragione,
quelli che abitano lassù. Allora io dissi, guardate, per me, questa è un'opinione personale, perché non è mica Vangelo, per affrontare la grand'opera di Verdi e per partire con un festival, non è come rappresentare un'opera al Reggio di Parma, che è molto importante anche al Reggio, ma c'è la parola festival guardata dal mondo. Quindi bisogna partire con il piede giusto di incantare, ma siccome oggi non si può fare la grand'opera verdiana perché non abbiamo le voci per fare il grande Verdi, oggi c'è stato Fontana, che io sentì per radio mentre andavo a casa a Milano, che disse: io vorrei fare il trovatore al Comunale di Bologna. E Roccelletti ci ha risposto: guarda, tu lo puoi fare. No, non lo posso fare perché non ci sono le voci per fare il trovatore. E aveva ragione. Questa parola l'ho detta io, che mi ha dato ragione, c'è stato solo un grande maestro, il maestro Giulini. E allora aveva, in quell'epoca lì avevo contro anche molti, però se voi avete letto un mese quando io sono tornato dal Giappone, l'intervista che ha fatto il maestro Monti, che io rispetto perché è un grande maestro, non c'è niente da dire. Come voci non lo so, ma come direttore d'orchestra non c'è niente da dire. Nell'articolo finisce l'articolo dicendo: purtroppo alla Scala non si può affrontare il grande repertorio verdiano perché mancano le voci scure. Allora ho detto, vedi, dopo tante discussioni ha dato ragione. Il maestro Giulini, tanto per farlo sapere, io ho mandato tanti artisti da lui e adesso mi ha dato un incarico di preparare un soprano per il Requiem che lui dirigerà il prossimo ottobre a Londra, dove era fatto un disco. Io ho il soprano che può fare questo re. E lui mi disse: Bergonzi, lei, mi fido di lei, se lei ha un soprano lei la prepara e io l'accetto. Ho detto: no maestro, guardi, la voce c'è, però non so se arrivo a prepararla per il re. Quindi in aprile, quando io ritornerò dall'America, che ho fatto la mia accademia, le saprò dire: maestro, vengo a casa sua o nel suo studio e le faccio sentire questa voce. Mi ha risposto questa parola: no, Bergonzi, quando lei mi telefonerà, mi dirà: maestro, ho il soprano, questo soprano riceverà il contratto e io lo vedrò in sala alla prima prova della fine. Perché? Perché tre artisti che lei mi ha segnalato senza sentirli sono sempre stati i migliori del cast che avevo io. Questa è stata la mia grande soddisfazione, perché questa eredità me l'ha insegnata uno dei più grandi e inevitabili che ancora non è nato, che si chiamava Tullio Serafini, grande conoscitore di voce e dava l'indirizzo ai giovani dal repertorio che dovevano fare. Oggi bisogna ritornare ancora a quei tempi, non si va indietro, si aiutano i giovani e noi arriviamo a avere ancora la grand'opera, credete a me. Ma se andiamo avanti così, che i barbieri di Siviglia, i tenori da barbieri e rossiniani, che sono grandi tenori, gli facciamo fare i Vespri siciliani o gli Ernani, ricordatevi che è finita la epica. Bravo Carlo! Dicevi che le voci verdiane devono avere la voce appoggiata a stile prima di tutto, ma io credo che questo è un compito anche per il genere. Non vedo perché il verismo forse è facile da cantare, cioè la voce grezza può sopportare un'opera verista, certo. Verde, no? Ecco, sì, vabbè, però certo. Chi canta bene per me può cantare bene Wagner, vero? Ecco, sì, ma è questione che ci sono pochi che cantano bene. Ah, questo è una no, è che Verdi mette a nudo le difficoltà tecniche.
avete avuto difficoltà. Tu hai parlato prima dell'Ostias, che è un attacco difficilissimo, ma è anche difficile, non so, il Celeste Aida, raggiungere il a voce fretta. E siamo sempre noi sul punto che come vedi sia veramente, sì, no, la parola che non posso sopportare è quando uno c'ha la voce può cantare tutto. Non è non è vero. Se uno è nato per fare il tenore rossiniano, può darsi che col tempo prenda quel giro che porti la voce sopra e che sia una voce in sviluppo che possa arrivare a Verdi. Questo non lo metto in dubbio, sì, non dico mica di no. Ma forzare la tecnica a uno che non c'ha lo stile, come hai detto tu, e non c'è il colore, vuol dire rovinare. E guarda, non facciamo dei nomi, ma tenori che sono stati qui a Parma, grandi, sono in grossa difficoltà adesso. E meno male che è stato furbo non accettare Hernani. Meno male. Non facciamo c'è un'altra cosa. Come tu sai, io insegno e alle volte insegno agli allievi e alle volte mi ho sempre l'impressione che poi una volta finita avranno a che fare con il maestro Serafini, che avranno a che fare con il maestro Otto. Invece no, non ci sono più quei maestri lì. Hanno i professori di fisica e matematica che battono il 4. Bravo. Ecco. Questa è la nuova. È drammatica la situazione, perché il cantante, il maestro che ha fatto esperienza di canto, e lo era Serafina, e lo erano Votto, erano tutti questi, oggi uno di questi è ancora Nello Santi, è uno ancora Nello Santi che sa respirare col cantante, e allora... Che sa cosa vuol dire il fraseggio. E che sanno solamente, che richiede al cantante di dirigere il direttore d'orchestra. Queste cose sembra assurdo dire, ma il cantante come fa a dirigere il direttore d'orchestra? Lo dirige col canto, lo può fare, tu lo sai meglio di me, è un portone aperto che sto sfondando. Ma è difficile far entrare questo oggi nei direttori d'orchestra, sono preparatori musicali che credono che la voce si suoni con dei pistoni, come la trombetta. Guarda, non sanno cos'è un portamento, addirittura lo escludono dal... Sì, io credo più che altro che siano anche i teatri oggi che non sono preparati e che decidono le opere prima di scritturare i cantanti. Questo è uno che decidono il cartellone. Dunque quest'anno facciamo Aida, Tosca, Lucia, qualcosa, ma non hanno ancora i cantanti per fare queste opere. E si basano specialmente sul regista e sul scenografo. Questo è lo sbaglio. Ed è peccato. Perché una buona regia io l'accetto. L'accetto, anzi, ma non si può più adesso vedere il tenore, il barito, il soprano, il rimetter con la mano, sì, e cantare. Questo qui non è mai successo. Bisogna andare avanti, e accetto anche di portare avanti ai tempi in cui viviamo anche le scenografie, cioè, certamente non andiamo nelle cose moderne con il Verdi però, quindi andiamoci molto piano, perché quando si legge una partitura, tu lo sai, e che mi viene fuori con quattro asse bianche, le incrociate, cosa significa questa qua? Questa qui è la scena della del primo atto, ma è la scena del trionfo. Dupay, Piantexi, adesso tanto per dirti una cosa, allora preferisco ritornare alle scene vecchie del vecchio Sormani e di avere una scenografia vecchia, ma che leghi con la partitura che ha scritto l'autore. Di un soggetto molto semplice, dipinte di una suggestione unica, fanno sempre un effetto. Però quello che c'è, Verdi l'ha detto, c'è una massima di Verdi che continuava a ripetere: o le opere per i cantanti o i cantanti per le opere. Cioè, voglio dire, avete scritturato dei cantanti, allora bisogna fare le opere che vanno bene per questi cantanti. Avete scelto delle opere, allora ci vogliono i cantanti che sono andati per queste opere. È una massima di Verdi e mi sembra molto,
molto pratica, molto giusta. Volevo, perché per non, certo, non far attendere, io sono sicuro che loro si vorrebbero sentire da te tante altre cose, perché la carriera di un grande interprete è sempre interessante, tu hai citato, hai conosciuto, sei stato a Gomito Gomito con Gigli, con Bruno Walter, li abbiamo sentiti adesso, io stesso sono affacciato, vorrei sapere anche se prima o poi più tardi possibile, ma insomma scrivere anche un libro di ricordi. Ma finché sono al mondo non sai. Che quella lì è proprio è come dire oh, adesso ad aspettare da morire basta. Allora quello lì lo tengo sempre di riserva. No, mica per altro, non è che. Io ci sto bene al mondo. Continui a cantare. Delle gatte da pelare per scrivere dei libri. Sì, mi scriveranno i miei figli, diranno ciò. Mia moglie ha messo via delle valigie di articoli, di fotografie, là, e lo daranno loro e loro scriveranno e io con piacere gli do il permesso. È importante l'archivio di un interprete. È importante l'archivio di un interprete. Certo, ma non quando vive, ancora, no. Perché poi c'è un archivio pubblico perché, sui tuoi dischi. Ecco, perché poi quando si fanno delle interviste, scrivono poi quello che vogliono e non dicono quello che hai detto tu. E lo è nervoso e ti vedo schiaccare lì. Vabbè, per esempio questa sera ho preso una cosa nuova, che è la scelta di Catrona di Torre l'hai fatta tu. Nessuno te l'ha detto, e questa l'ha io l'ho presa da te questa sera, la scelta di cantare da tenore. Sì, io tu sono una cosa. Allora, siccome qualcuno adesso ti vorrà fare qualche domanda, io però volevo chiederti un po' del tuo avvenire e un po' dei tuoi allievi. No, come dire, so che vai a cantare Metropolitan di Lombardi, non è mica un'opera. Sì, sì. No, ancora ho qualche opera, non tutte, ma qualche opera che mi diverto e diverto ancora il pubblico. Tu l'hai detto la prima di là in camera, sì, che è importante divertirsi. Divertirsi, perché altrimenti se dovessi andare a fare un concerto e soffrire sarei un imbecille. Non sto a casa mia, do lezioni, insegno ai ragazzi, mi passo il tempo lo stesso e non vado a soffrire. Siccome poi ho ancora qualche cosa da dire al pubblico. Quei divertimenti nel senso come gioia. Cioè, come gioia di poter trasmettere ancora delle emozioni al pubblico. E vedo che questo è. Innanzitutto ti devo dire una cosa molto interessante, che Franco, quando vado a fare un concerto, pubblico, sala piena, vergogna, allora come se lo dire, ma vergogna l'ho sentito. Sai uno anziano come me, no, vecchio, e gli dice, oh Cristo, ma vergogna l'ho sentito 50 anni, 40 anni fa. E lui dice, ma io l'ho sentito 42 anni fa perché l'ho sentito da baritono. E poi gli vedi seduti come sono questi signori. In scena. Pianoforte, un concerto vocale, no? E li vedi tutti che stanno lì così, perché non sono venuti per protestare, a 66 anni non vai a sentire un cantante per protestare, lo vai per fargli una festa perché ha avuto una carriera. E loro li vedi tutto lì che aspettano che tu cominci. Tu cominci il primo pezzo leggero e cominci a guardare in faccia le prime file e cominci a fare. Finisce il primo pezzo, sono già un po' contenti. Il secondo, che diventa un po' più impegnativo, comincia a fare. Poi finisce il terzo pezzo, dove finisce con l'acuto, è un pezzo di Verdi, che finisco sempre i tre pezzi con la mia Letizia in fondo, che finisce con l'acuto. E quest'anno, che siamo appena tornati con mia moglie, ho detto, beh, quest'anno sarà l'ultimo anno, sono partito, mi ho messo il contratto in tasca per 2 anni. Allora ci ho detto, guardate, voi, io vi ringrazio, ma vi darò una risposta. Perché, sa, purtroppo l'età è l'età. E siccome il cantante deve, anche per fare queste cose, per trasmettere al pubblico, deve avere il diaframma sempre pronto per quello che canta, può darsi che io domani mattina mi alzi e il mio diaframma si fermi, come il diaframma,
no, non in magneti, e si fermi, e allora non voglio soffrire io né far soffrire il pubblico, questo qui. Ritornerò ancora in Giappone senz'altro l'anno prossimo, però gli darò 3 mesi prima sì o no, dirò di sì o no. Qui in Italia purtroppo ho qualche concerto, ma non c'ho più all'estero, c'ho a Londra, c'ho a New York, a New Jersey, poi c'ho in Germania, molte in Germania, la Deutsche Opera, la Dresda, adesso con la cosa del muro, che adesso tutti i teatri cominciano a lavorare, e lì c'ho molti concerti. Ce n'ho uno che è importante, che anche questo, siccome che il vostro presidente, Ampollini, sono 20 anni che mi ha invitato questa sera. Sì, sì. E non è, giuro che non è per non venire a Parma, perché poi dico, perché Parma è il bel paese, non è vero. Ma neanche a Reggio che dicono, no, perché il bel mica te qui. Non è vero, non mi hanno chiamato. Come fanno a dire che non vengo più a Parma? Se uno non mi invita non posso mica andare, voglio cantare a Reggio. Adesso tanto per dire, ma qui è proprio stata combinazione di non avere le date. Io il concerto che farò a Como, che non ho deciso se è il 22 di aprile o il 27, la beneficenza dei poliomielitici, sono 18 anni che devo farlo. E adesso ho detto, devo fare, perché non so se canterò ancora. Credo che non ci sia spazio per molte domande, però una la vorrei farla fare dal Presidente, il quale mi aveva già prevenuto su questa domanda. Io vorrei chiedere questo, che lei ha interpretato tutti i personaggi verdiani, non ha mai pensato di incidere per esempio Otello? Ecco, per questo mi fai una domanda che mi fa gole. Però io avrei potuto prepararlo. Ma ricordatevi una cosa, che per preparare Otello, che forse avrei anche il colore della voce per farlo, questo qui senza dubbio, perché l'ho provato, lo so, e ho inciso anche qualche aria, e poi adesso sarei ancora maturo proprio per fare un'incisione. Ma per preparare un Otello uno si deve fermare minimo 2 anni di carriera, deve sacrificare. Allora posso entrare fuori in un nuovo Otello. Ma preparare un Otello in un mese, non, sì, l'Otello non ce l'abbiamo, dopo del Monaco Otello non ce ne sono più. Abbiamo avuto senza le varie cose, il mio grande amico Domingo, che è stato un buon Otello come personaggio, ma come colore di voce anche lì, cioè, non siamo veramente su quella strada che c'è, che deve avere il colore di Otello. E per preparare un Otello ci vuole una preparazione molto, 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 molto dura. E di fermarsi sul, oltre che l'interpretazione, anche sul personaggio e il fraseggio. Specialmente nel secondo atto. Quel secondo atto, effettivamente, il secondo atto è. Secondo atto. È tremendo il secondo atto. Fa tremare i polsi. Però vi dico una cosa: che se qualcuno ascoltasse queste povere parole che dice uno. Convinto, però, perché non mi tiro mai indietro, convinto, poi posso sbagliare, ma è una mia opinione sempre personale, che se stiamo attenti a mettere le voci al loro posto, vi garantisco che arriviamo ancora alla grande opera. Se andiamo avanti così, signori, dimenticatevi di sentire dei grandi spettacoli. Ma se in 5 anni cominciamo a mettere ognuno al proprio posto, come ho sempre detto, grazia, leggero, lirico leggero, lirico, lirico spinto e drammatico, in 5 anni vengono fuori i tenori, i baritoni, i soprani, i mezzi soprani. Perché non ci sono mezzi soprani? Perché li fanno fare il soprano? E dopo non riescono più a fare gli acuti, li fanno fare il soprano, allora né carne né pesce. Eh sì, ma spesso il soprano che ha degli acuti fa il soprano drammatico, è uno dei più grandi errori che si possono... Perché queste voci bisogna conoscere quando cominciano a studiare. Perché poi Dio li fanno debuttare e non si fermano più, sono già rovinati. E questo è il fatto che ormai da anni non si può più fare né un Rigoletto né un Trovatore, che sono fare dire che sono. E per questo l'Aida, ancora oggi a Verona fanno l'Aida, sì, sì, l'Aida. Ma si fa tutto. Però insomma, si fa tutto. Tu prendi. Si fa tutto. Abbiamo dei grandi artisti di oggi, per l'amor di Dio. Però in altri perché io ho un grandissimo amico,
un fraterno amico, non perché è un grande nome che voglio fare delle lodi a questo grande tenore. Io sono fraterno amico, ci telefoniamo spessissimo e parliamo di canto, parliamo di tutto, che siamo Pavarotti. Perché nel suo repertorio per me non esiste, non c'è mai stato nessuno. Nel suo repertorio. Barimaschi è stato un tenore sul serio. Allora, quando di Pavarotti non ce ne deve essere uno solo, devono venire fuori dei giovani, sì, perché abbiamo bisogno, perché anche lui ha 55 anni, non cambia più di 30 anni. Perché lui giustamente quando parla dice, ma lei quando smette di cantare? Lui dice, se seguo le orme del mio amico Bergonzi ho ancora 11 anni. Milano, fa una domanda. Cosa ne pensi del Festival Verdiano che dice di Palma? Guardi, giuro. Del festival? No, no, ma qualcosa ha già detto? Ero via. No, io no, l'ho detto l'anno scorso, prima di farlo. Volevo chiedere se è stato interpellato anche come consulente. Non avrei potuto, perdono. Ma io non sono stato interpellato. Bene, io non sono una persona da mettere in testa, io sono un cantante, posso dare al pubblico il canto, posso dare lezioni ai cantanti, ma non sono all'altezza di prendere una festa. Suggerimenti artistici, no, e poi non posso dire nemmeno di dire come è andata perché io ero via e direi una bruciata, perché noi eravamo già pure. Noi eravamo in Giappone, non so, so che hanno fatto il trovatore francese in italiano e una zia, no? Sì, non l'ho visto nemmeno io, no, quindi non posso dire nemmeno. No. Vedi che c'è sempre il pizzico di cattiveria. Allora, le devo dire una cosa, dato che è fatto così, giuro che non sono andato via apposta perché era un pizzico. Però un pensierino di quella domanda che mi ha fatto il Signore, ci avevo pensato. Di nascosto, ma pensavo a qualche cosa. Di essere via e ero contento anche di essere interpellato. Questo di nuovo. Io glielo auguro di cuore perché Parma merita questo. Parma nel mondo, io che giro ancora il mondo in lungo, in largo e vado dal Giappone all'Australia, alla Germania, fino all'Europa, sono sempre, ma giro ancora e il nome di Parma, io cerco sempre nelle mie tavole rotonde di portare sempre il pubblico di Parma, sempre in tutto il mondo. E se non fanno le cose giuste, non è colpa neanche magari di loro, devono aspettare di trovare gli elementi giusti, perché Parma merita di essere veramente, quando c'è il festival avanti, di diventare il festival più grande ancora di Salisburgo e di Bayreuth, senza dubbio, perché Verdi è il papà di tutti. Bravo. Senti, io direi che adesso abbiamo fatto l'ora tarda, lasciamo spazio alla musica, sì. Però vuoi dire qualcosa? Dunque, proiezione della tua arte, magari a Cerva, non so, ci sarà. Certo, questi qui sono ragazzi che studiano da 4 settimane, Cioè, ci sono dei materiali, ecco, sentite del materiale, almeno che non hanno FIFA, perché quando vi porto Parma, no ma maestro, ma sarebbe bene. Sai, io non mi sento tanto bene, l'altro, ma stanotte non ho dormito, c'è un po' di raucedine, guarda che siamo in famiglia, siamo amici, là vengono per fare la festa, non vengono là per criticare, c'è un mese che studiano, insomma non è. Io credo che ci siano certi elementi che hanno delle buone qualità, poi di garantire la riuscita, questo non lo può fare, nessuno lo può fare. Allora vogliamo aspettare. Certo. Grazie. Grazie.